Perché, ecco, vedi, sta chiudendo, si pare, riprendi pure se vuoi. Prima, poi entra il pubblico. Cioè, più che rito scaramantico, sì, cioè, non dovrei dirlo, perché io, allora, questo potrebbe essere definito un monologo, perché parlo da solo, e in realtà siamo in tre in scena, io e Marco e Pietro, due musicisti, e quindi il rito scaramantico, dicono, mandaci a fanculo, cioè io proprio sono... io a loro, insomma, loro ancora non osano, ridono molto, e subiscono i miei vaffanculo, così, oppure sentiamo, cioè, ma no, non dovrei dire, però visto che siete simpatici, ce lo dico, perché, ecco, vedi, sta chiudendo, si pare, prendi pure se vuoi. Prima, perché fra un po' entra il pubblico, e noi, prima, mentre il pubblico entra, noi siamo già lì, non mezz'ora prima, però 10 minuti prima sì, quindi sentiamo, sì, allora, sento la voce, ma sarà carina quella ragazza, ma queste vecchie, quello sto, cioè, non dovrei dire queste cose, però insomma ci divertiamo molto, facciamo uno show, anche un po' perché ci sono quegli attori, forse quelli più bravi ancora di me, che sono, si concentrano sul personaggio, io no, io fino a un minuto prima faccio il pirla con i miei amici, e poi... Ci sono. Anche lì questo ricordo di questa ragazza che mi ha trattato male, cioè male, un po' più grande di me, parliamo delle medie, no? Che non mi cagava questa senza. Cioè, quindi mi ha lasciato, cioè ci eravamo fidanzati attraverso un amico. Infatti l'inizio dello spettacolo, se volete ve lo dico, le prime parole sono, che questa storia che vi sto raccontando è la prima volta che mi sono fidanzato, io non c'ero. Invece quando sono stato lasciato, c'ero. Poi racconta come è successo, che io mi sono fidanzato con Federica attraverso l'incontro tra Massimo, un mio amico, e Rossana, un'amica di Federica. Si erano parlati loro due, Massimo aveva fatto per me la dichiarazione a Rossana, che l'aveva riferita a Federica, che aveva risposto sì. Da quel momento però tutte le cose sono, cioè, quindi eravamo fidanzati anche se continuavano a cagarmi, continuavano, anzi, da quel momento mi trattava quasi peggio di prima, perché, eccetera, eccetera. Ecco, dico, questo racconto qui, a parte scritto molto bene, ribadisco ancora da Francesco Piccolo, fatto da me molto sulla mia pelle, diciamo, è vero o non è vero? È quello che ricordiamo o quello che è successo veramente? Pirandelli alla mente, mi viene da dire che sono tante verità, chissà qual è. E poi aggiungo una cosa, forse è anche drammaturgia, letteratura, finzione, invenzione, c'è anche quell'aspetto lì. Mi viene da dire, è teatro, è narrazione, è racconto, è finzione, è divertimento, che sia vero o no, chi se ne frega. Beh, allora, lo spettacolo questo dura non più di un'ora e mezza, senza intervallo, direi 1 ora e 25. Il momento della giornata più rilassante, lo dico senza retorica, ma sono sincerissimo, il momento più rilassante della mia giornata, quando sono in tournée come adesso, è quell'ora e mezza lì sul palco. Sul palco proprio quando si apre il sipario, parte la prima musica, lì sono a casa mia, anche se tutte le sere devo ridire le stesse cose, potrebbe sembrare noioso, ripetitivo, invece comfort zone, la mia comfort zone, esatto. Tutto quello che quando, mi hai chiesto il prima, tipo adesso c'è un po' di viaggio, la macchina, il parcheggio, trovare ZTL, adesso siamo a Prato, domani siamo ancora a Prato, dopodomani siamo a Grosseto, ieri siamo in Toscana, poi andremo ad Avellino, cioè, capito, Grosseto, Avellino, guardatelo su Google Map, non è così facile. Per fortuna non guido io, c'è una grande amica, Sonia, che guida, quindi insomma tutto il resto è un pochino faticoso, io non sono giovane come voi, sono un po', se, li sento, gli alberghi, non ne posso più, gli alberghi. Comunque sì, cioè non parlo male degli alberghi, ma tu in generale, adesso gli albergatori mi odieranno, insomma è faticoso, però poi la sera è bella, divertente, quindi sono felice. Ma sì, cioè, non so se cresce, sicuramente non muore, questo sì, perché la cultura è vita, cultura, adesso non so etimologicamente parlando, dovrei andare a vedere su Wikipedia la parola, cioè, sul vocabolario, cosa vuoi. Però mi viene da pensare che la cultura sia anche comunicazione, no? L'interplay, relazionarsi con gli altri, e quindi questo non morirà mai. Ci sono dei momenti, mi viene da dire, no? Alti e bassi, dei momenti in cui si inaridisce un po', si insecchisce, dei momenti dittatori, cioè sicuramente in Iran oggi, le ragazze non riescono a ballare, per cui non riescono.
neanche a far vedere i capelli, quindi la cultura, che è anche quella roba lì, è anche ballo, è anche quella, non è solo una cultura, è una Gioconda, ovviamente, secondo me. Quindi ci sono dei momenti in cui viene un po' repressa, però non morirà mai, perché è vita, la cultura è quella roba lì, è essere è rapportaggio. Cioè, io credo in quella cultura lì, non quella dei musei soltanto, cioè, no? Anche perché quando è nato, adesso ho visto addirittura una mostra in un museo di Banksy, cioè non so chi gliel'ha fatta, non so, però cazzo, Banksy nasce sui muri, no? Poi qualcuno ha deciso di metterlo anche in un museo, che va anche bene, non è che sia contrario, perché è un'occasione per poter vedere che tutti possono girare per tutti i muri di Londra o dove ha fatto o della Palestina dove ha fatto i suoi graffiti. Però nasce lì come la musica, Mozart, cioè, poi diventa nei teatri di lirici, che ci sta bene, ma nasce anche per strada, nasce quella roba lì e non morirà mai, ripeto, la cultura.